Allora, siete felici? Sì. Ve la faccio io una domanda a voi. Ve l'aspettavate? No. Nemmeno noi. Io un po' sì. Fiorenzo, dai. Un anno che volevo fare un'intervista. Due domande. La prima, come fa ad avere delle articolazioni così ben oleate a quasi 38 anni? E la seconda, come fa ad avere un fiato per correre 120 minuti su un campo di Cesena, andare con la velocità calcolata per tirare, chiedere di tirare in rigore decisivo e poi segnare ancora, segnare. Qual è il suo segreto? È genetica o lavoro? Ma io lavoro, faccio anche del lavoro extra campo, mi dedico al Pilates, faccio del Pilates, questo mi aiuta tantissimo ad essere comunque elastico e mi aiuta tanto. Curo l'alimentazione da sempre, ci tengo al mio fisico e ci tengo ad andare a 2000 in campo. Per me non deve mai mancare questo, ecco, nella mia vita, a prescindere dal calcio. Essere d'esempio poi per i più giovani è molto importante. Le promozioni è questa? Questa è la sesta, la prima nei playoff. Mia moglie l'aveva detta appena siamo andati nei playoff, che aspettavamo il turno nostro, mi diceva: amore, ti mancano solo i playoff. Sì. E quindi ti tocca. E così è stato. E ho, un marone è andato però. E ho detto: se succederà, succede, ti faccio un regalo. Mi è andata bene, dai. Mi è andata bene. Grazie. Si chiama moglie? Claudia. Questo è il sesto comunque campionato. 5 come primo in classifica e questo è il primo playoff. E 3 in B, no? Sì, dalla C alla B, sì. Allora fai al vino. Sì, Franco, com'è sentire l'affetto che si è creato intorno a te, non solo in queste ultime partite dei playoff, ma anche in buona parte del campionato? Cioè, tu lo avverti quando giochi a calcio, si sente, no? Quando tu hai la palla, fai certe azioni, senti che c'hai comunque un allure intorno di grande effetto. Te usa? Sì, mi aiuta perché comunque mi fa molto molto piacere e quindi noi siamo gli artefici in campo, no? Ma noi giochiamo per una maglia, per una squadra, per una città intera, per i nostri tifosi e dobbiamo dare qualcosa a loro, ecco. Poi, come dico sempre, si può sbagliare un passaggio, un cross, un gol, ma l'atteggiamento non deve mancare mai e l'attaccamento a quello che fai non deve mancare mai. E questo abbiamo tutti, anche i miei compagni l'hanno dimostrato. Vai Davide. Sì, l'uomo dalle mille promozioni, questa rispetto alle altre immagino sia diversa, proprio perché i playoff e proprio perché ce l'aspettavamo in pochissimi. Sì, proprio per quello, perché è inaspettata. Perché tutti ci davano per morti, a ogni partita dei playoff eravamo le vittime, che dovevamo perdere, che avevamo già perso, ma noi in silenzio, come dicevo ai miei compagni, noi dobbiamo fare i fatti, lasciamo parlare gli altri. È il campo che parla e lo abbiamo dimostrato e l'abbiamo fatto e questa è una promozione veramente, veramente bella e importante per uno che ad agosto fa 38 anni. Poi scusami, ma il terzo gol è una roba incredibile, hai avuto la lucidità di saltare il portiere e ribadire di testa in porta, insomma, cosa ti è scattato? Hai fatto una roba da... Beh, questo mi ha aiutato che quando ero ragazzino facevo l'attaccante, o l'attaccante esterno, quindi il fiuto per il gol ce l'ho sempre avuto, quindi mi sono trovato lì, sembrava già che sapevo cosa fare, no? Quindi è andata bene. Matteo, allora, parto dalle parole del tuo amico Cosenza. Gli anni fa ti davano per finito, tuo fratello Cosenza. So che lo ritieni grande, Cicci. Mi hai raccontato. Grande Cicci. Grande uomo. Qualche settimana fa. E quindi, com'è sentirsi dar per finito, come siete stati dati per morti oggi, e poi mettere la medaglietta al collo? È una soddisfazione grandissima. Abbiamo fatto parlare. Sì, i fatti, ecco, non le chiacchiere. Le chiacchiere le abbiamo lasciate agli altri e abbiamo dimostrato che siamo comunque una squadra di uomini veri, di giocatori importanti, anche i più giovani. E quindi, per quanto riguarda me, io ho sempre lavorato in silenzio, l'ho fatto per me stesso, l'ho fatto per la mia famiglia, per mia mamma, che mi ha sempre sostenuto da quando ero ragazzino, che a 10 anni ho perso il padre, quindi lei mi ha fatto da padre e da madre, quindi
lei per me è un esempio che non ha mai mollato e ci ha fatto sempre trovare la pasta pronta, quindi è il mio esempio di vita. Come si chiama mamma? Silvana. Sì, più o meno quello che volevo chiederti io. Dopo una carriera comunque sia ad alti livelli, c'è stato un periodo in cui non si credeva molto in te, cioè le squadre ovviamente, non noi giornalisti, in cui magari hai frequentato più la Serie C che la Serie B. Bene, adesso com'è riprenderti la Serie B sul campo e da protagonista? Da permettere che sono in scadenza, quindi bisognerà parlare col presidente. Questo mi sono nel calcio non si sa mai, l'abbiamo viste di tutti i colori negli anni, quindi ci dobbiamo, sì, ci godiamo questa festa, dai, al futuro poi ci pensiamo. Nell'arco della mia carriera sono stato un po' anche sfortunato, nel momento più bello a 24 anni mi sono rotto la caviglia quando ero a Lecce, quando abbiamo vinto la Serie B, quindi un po' lì, però non l'ho mollato mai, anche se in Serie C comunque delle grandissime soddisfazioni me le sono tolte, anche con la mia squadra del cuore, con il Lecce, di cui poi sono diventato anche il capitano. Ho vinto anche un altro campionato lì a Lecce di Serie C, quindi per me è importante comunque, a prescindere dalla categoria, essere ricordato per l'uomo che sono e per il professionista che sono. Altre domande? Dopo un anno che cosa ti ha dato? No, mi ha dato tanto, a livello di attaccamento, comunque i ragazzi della curva ci seguivano dappertutto, sotto la pioggia, sotto i diluvi, e quindi io anche i miei compagni, quando andavamo in trasferta, gli dicevo che dobbiamo dare tutto per loro, perché fanno dei sacrifici a venire a vederci, vorrebbero magari essere al nostro posto, ma non possono, siamo noi quelle che andiamo in campo, quindi regaliamogli delle soddisfazioni. Altre domande? Basta. Grazie. 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 Grazie.